Benvenuti in questo video, carissime amiche e amici. La nostra vita cambia ogni 7 anni. La vita umana, come sappiamo, è composta di cicli. La nostra esistenza è fatta da situazioni, esseri ed eventi drammatici o felici che spesso rimangono un mistero. Tutti noi ci chiediamo allora se esiste il destino, se la nostra vita ha un senso e quale. La scienza moderna, che studia solo la materia, quando si trova di fronte all'ignoto, parla di caso, ma il caso non è in grado di spiegare la vita umana. Ad esempio, incontrare una data persona in un dato luogo, a un'età specifica, non è un caso. Inoltre, il destino non è quello che abitualmente crediamo. Infatti, chiamiamo destino l'insieme di tutto ciò che un essere umano vive nel corso della sua incarnazione terrena. Ma bisogna capire che tale destino viene scelto dall'individuo prima di incarnarsi. L'essere umano sceglie a grandi linee il futuro tragitto terreno prima dell'incarnazione, quando ancora si trova nel mondo spirituale, il suo luogo di origine. È lui a decidere di ritrovare una persona, di affrontare una determinata prova, di esprimere una qualità specifica. Una volta sulla Terra, l'essere umano andrà incontro al proprio destino, cioè alle proprie scelte compiute nel mondo spirituale, e dovrà quindi ricorrere al libero arbitrio. Deciderà da solo il comportamento da tenere verso una persona o una prova da superare, una qualità da sviluppare. Potrà migliorare il destino che ha scelto di compiere, oppure viverlo soltanto in parte o deviare da esso. Il principale problema che incontriamo nel nostro destino è l'oblio. Abbiamo dimenticato sia le scelte spirituali compiute quando eravamo nel mondo spirituale, sia il motivo per cui volevamo incontrare una certa persona, vivere una determinata prova, il che rende le nostre scelte delicate. Infatti, dopo l'incarnazione, non ricordiamo più quale sia il senso della nostra vita. Questa conoscenza del destino, scandita da fasce di età di 7 anni, da 0 a 7 anni, da 7 a 14, da 14 a 21 e così via, è detta biosofia, dal greco bios, vita, e sofia, cioè conoscenza, sapienza. La migliore definizione di questa conoscenza l'ha fornita Ippocrate, nato nel 460 e morto nel 377 avanti Cristo. Ippocrate è il padre della medicina. Lui ha usato più o meno questi termini. Ha detto che nell'esistenza umana sono presenti 7 tempi che chiamiamo età. L'uomo prima è un lattante, poi bambino, adolescente, giovane, adulto, uomo maturo, infine anziano. Al periodo della luna, durante la prima infanzia, fino ai 7 anni, subentra quello di Mercurio, nel quale si acquisiscono le prime conoscenze, dai 7 ai 14 anni. Quindi quello di Venere, che rivela la sua forza nelle emozioni passionali dell'adolescenza, dai 14 ai 21 anni, e fino a giungere allo zenith della vita, cioè i 3 settenni della piena forza vitale e dei desideri di espansione, dai 21 ai 42 anni. Il regno del malvagio Marte, la cui influenza oggi però non è più così negativa, genera un mutamento e conduce alle lotte, alle amarezze e alle disillusioni dell'età adulta, che va dai 42 ai 49 anni. Poi, sotto lo scettro di Giove, si presenta ancora una volta un picco della vita, la maturità. La maturità propriamente detta, la quale riguarda le gioie e le sofferenze dell'esistenza, che va dai 49 ai 56 anni. Arriva infine, sotto la stella di Saturno, lenta e lontana dalla Terra, l'età in cui le forze vitali si raffreddano e pian piano ci fermiamo. Questo ci dice Ippocrate. La biosofia permette una saggia condotta del proprio destino. A riportarla in auge è stato l'iniziato austriaco Rudolf Steiner, nato nel 1861 e morto nel 1925. Grazie alla profonda conoscenza dell'essere umano e a un gran numero di conferenze e di scritti. Ma a cosa serve la biosofia?
Dalla nascita nel mondo fisico fino alla morte, la biosofia funge da guida o da manuale d'uso, giacché ci invita a capire meglio i vari aspetti della nostra esistenza. Per ogni fascia d'età, da 0 a 7 anni, da 7 a 14, da 14 a 21, mostra ciò che si sviluppa nell'essere umano, quali sono le sfide da raccogliere, cos'è o non è possibile concretizzare, il modo migliore di vivere questo periodo della vita, i trabocchetti da evitare. La biosofia può aiutarci a cogliere i punti chiave del nostro attuale settennio, cioè il periodo di 7 anni nel quale ci troviamo. La si può impiegare per redigere un bilancio della nostra vita e capire a posteriori perché, per esempio, abbiamo vissuto una determinata prova o fatto un determinato incontro. Ci rivela quindi a grandi linee il nostro destino, illustrandoci quali saranno in futuro i periodi migliori della nostra esistenza, per portare a termine un progetto, per coltivare una qualità o esprimere la nostra creatività. La biosofia quindi è una conoscenza che ci accompagna per tutta la vita, a prescindere dall'età. E in questo bel libro sull'argomento si parla a un certo punto del Graal dell'incarnazione. A pagina 17 c'è anche uno schema che ora vi farò vedere. Eccolo. Eccolo. Passo a illustrarvelo. Ci sono i pianeti che sovrintendono ad ogni settennio. Ma perché la coppa del Graal? Infatti possiamo parlare del Graal dell'incarnazione. Siamo esseri spirituali, proveniamo da un mondo soprasensibile, dunque invisibile. Quando ci incarniamo, penetriamo in un corpo di carne che conserviamo per qualche decennio, prima di fare ritorno al nostro mondo originario. Contrariamente a quanto si crede, infatti, l'essere umano non si incarna sino in fondo al momento della nascita, ma gli occorrono 4 settenni, cioè 28 anni, per portare a termine il suo ingresso nel mondo della materia. Infatti, come sappiamo, lo scheletro umano giunge a completa maturazione verso i 28-30 anni. Dal punto di vista spirituale, quindi, concepiamo l'incarnazione dell'essere umano come una discesa progressiva nella materia. Infatti, carissimi, possiamo constatare quanto un neonato sia fragile e vulnerabile e riesce a fare poche cose. L'essere umano infatti nasce incompleto, incompiuto, e sin dalla nascita, mentre il neonato deve imparare ogni cosa, invece gli animali sanno già fare tutto. L'essere umano quindi, contrariamente all'animale, può evolvere. L'evoluzione è dovuta al fatto che l'uomo è dotato di uno spirito, di un io, cioè la sua identità spirituale, che conclude il processo di incarnazione soltanto dopo i 20 anni. Nello schema del Graal che vi ho appena mostrato, notiamo infatti che la discesa dell'essere umano nella materia si protrae sino ai 28 anni. Durante il settennio tra i 28 e i 35 anni, il giovane si trova sul fondo della coppa del Graal. Poi intraprende la risalita, cioè il processo di disincarnazione, anch'essa molto graduale, al fine di avvicinarsi sempre più alla sua terra di origine, cioè il mondo spirituale. Basandosi su questo doppio processo, incarnazione, discesa, disincarnazione, risalita, la vita umana assume l'aspetto di una coppa. Possiamo definirla coppa del Graal perché il Graal è il simbolo della redenzione dalla caduta dell'essere umano nella materia. La biosofia contribuisce a tale redenzione dalla caduta nella materia e per questo motivo costituisce parte dell'insegnamento evolutivo del Graal. L'insegnamento della biosofia sottintende l'idea della reincarnazione, quantunque la si possa studiare anche senza aderire a questa conoscenza spirituale. Come sapete, io aderisco pienamente all'idea della reincarnazione. La biosofia esorta l'essere umano a migliorarsi.
L'evoluzione dell'uomo è infinita ed è assolutamente impossibile estrinsecare la totalità del potenziale umano in un'unica esistenza. Lo spirito umano, infatti, fa ritorno in epoche diverse per progredire e apprendere cose nuove. Nel periodo di transizione tra due vite, l'essere umano percorre diversi mondi, nei quali incontra esseri spirituali che lo aiutano a staccarsi dalla Terra e a trarre insegnamenti dalla vita appena conclusa. Queste entità plasmano tutto il bene espresso dall'individuo durante il suo soggiorno terreno, trasformandolo in potenziali e in qualità per l'incarnazione futura. In seguito, le suddette entità spirituali, tra le quali la nostra guida spirituale o angelo custode, preparano la futura incarnazione con l'essere umano in questione. Ciascun settennio è collegato a un mondo spirituale. Abbiamo detto quali sono, no? Saturno, Giove, Marte, Sole, Venere, e Mercurio e la Luna. Quindi collegato a un mondo spirituale in cui abbiamo ricevuto quanto necessario a questa fascia d'età. Il Graal dell'incarnazione ci fa capire i tre livelli dell'essere umano, che adesso vi mostrerò a pagina 22. Carissimi, io questi libri li compro con i miei soldini, quindi non sono collegata a nessuna casa editrice, anzi se qualche editore o qualche scrittore vuole spedirmi in omaggio qualche libro affinché io ne tragga un video, ben volentieri accetto. Ecco, i tre livelli dell'essere umano. Da 0 a 21 anni è il periodo del corpo, che possiamo sintetizzare con io ricevo. Da 21 a 42 anni è il periodo della psiche, in cui l'io impara a maneggiare i suoi strumenti, cioè il pensiero, il sentimento, la volontà. E la frase è: io imparo e cresco. Da 42 a 63 anni è il periodo dello spirito. L'io cerca di riunirsi al suo sé superiore e la frase chiave è: io dono. Passiamo adesso ad analizzare un po' velocemente i vari settenni, altrimenti questo video durerebbe delle ore. Il primo settennio va dalla nascita a 7 anni. Questo primo settennio riguarda l'incarnazione e lo sviluppo del corpo fisico. E durante i primi 7 anni il bambino, e si sente una voce di bambino, il bambino intriso degli effluvi lunari del mondo spirituale rimane sotto la protezione di un'entità angelica. Vive ancora tra i due mondi e affronta una battaglia che non sempre attrae l'attenzione dell'adulto. Questa battaglia caratterizza i tre miracoli della prima infanzia: alzarsi in piedi, parlare, pensare e dire io. La discesa dell'io nel pensiero produce una ferita interiore, che chiamiamo ferita dell'infanzia. La ferita rappresenta la perdita dell'innocenza e della quiete paradisiaca. Il secondo settennio va da 7 a 14 anni. Durante questo periodo il bambino diventa consapevole di essere diverso dagli altri e dal resto del mondo. E a poco il suo pensiero si desta, e la memoria cambia e diventa cosciente, e gli eventi e gli insegnamenti della vita vi si imprimono, lasciando una traccia nel bambino. Egli comincia a percepire la vita come un ritmo, fa esperienza del tempo, ne scopre i limiti. Il corpo eterico, chiamato anche corpo vitale, è il corpo sottile che contiene le forze di vita del bambino, la volontà inconscia, ossia gli impulsi che lo spingono a crescere e ad andare verso il futuro e il suo particolare destino. Penetrando nel bambino, il corpo eterico offre una protezione affinché l'individualità inizi a formarsi. Infine, il bambino di quest'età ha un enorme bisogno di contatto con la natura, come vediamo. Il mondo vegetale è in analogia al corpo eterico. E non soltanto vi deve giocare, deve anche imparare a conoscerlo, ad amarlo e a rispettarlo. Questa esperienza di ciò che è vivo risveglia in lui gioia e poesia e lo fa crescere sano e forte. Il terzo settennio va da 14 a 21 anni. Questo settennio riguarda l'adolescenza dominata da Venere e dallo sviluppo del corpo astrale.
In questo periodo avviene un terremoto nel quale l'adolescente vive, attraverso i rapporti, emozioni e sentimenti estremi. Il giovane, assai idealista, si ribella a qualsiasi forma di autorità per scoprire ciò che vuole davvero nel suo intimo. L'adolescenza è un periodo della vita umana nel quale le carenze della nostra società postmoderna si manifestano nel loro aspetto più drammatico. Infatti, tra i 15 e i 25 anni, il suicidio è la prima causa di morte nel mondo occidentale. Nel momento in cui scende nella volontà, cioè verso i 18 anni e mezzo, l'io viene assalito da una entità demoniaca che definiamo soratica. Questa entità dipende da Sorat, il famoso 666 dell'Apocalisse di Giovanni, e condiziona l'essere umano da pochissimo tempo. Infatti è solamente a partire dalla Seconda Guerra Mondiale che tali effetti soratici, chiamiamoli così, costituiscono degli ostacoli all'evoluzione dell'umanità. Possiamo dire che le suddette entità sono simili a vampiri perché succhiano l'energia dell'essere umano. Queste entità si legano all'io umano e ne risucchiano la luce. Sono in grado di sottrarre le esperienze terrene all'io per nutrirsene, cancellando così l'esperienza accumulata dall'io nella sua incarnazione. Queste entità spingono l'uomo all'autodistruzione. Il loro marchio nella gioventù attuale è facile da riconoscere. Se l'individuo riesce a distruggere l'influenza di tali entità, diventerà un grande creatore. Ma quali modi adottare per non diventare schiavi di queste entità? E i metodi validi per ogni età della vita sono evitare di rinnegare se stessi, altrimenti l'entità soratica può risucchiare l'io e spingerlo al male. Poi evitare di attaccarsi troppo al corpo fisico, altrimenti l'entità distrugge il corpo dell'essere umano. Coltivare il senso del sacro, cioè nutrire la speranza. Il quarto settennio va da 21 a 28 anni ed è la più bella età della vita, cioè la giovinezza, in cui il giovane è combattuto tra due aspirazioni opposte: l'aspirazione alla libertà, il bisogno di evadere, di scoprire il mondo, il desiderio di stabilità, la coppia da fondare, il bisogno di trovare un lavoro stabile. E la nostra guida spirituale, a partire dai 26-28 anni, ci lascia perché ha portato a termine il suo compito, cioè badare che il nostro destino si svolga come previsto, rispettando però il libero arbitrio. E prende quindi una certa distanza da noi per lasciarci liberi di compiere le nostre scelte e proseguire da soli. Non ci abbandona perché rimane sempre vicino e vigile, ma non ci avvolge più. Sino ai 42 anni rimarrà in disparte per non influenzare il nostro libero arbitrio. Dopo i 42 anni si riavvicinerà per cercare di ispirare la nostra creatività. Il quinto settennio va da 28 a 35 anni ed è il risveglio dell'io. Il giovane è alla ricerca della verità. Comincia a porsi domande, domande esistenziali. Chi sono? Da dove vengo? Cosa devo fare su questa terra? Si rende conto che né la scienza né la religione sono in grado di rispondere alle sue domande. E poi avverte che la sua discesa nella materia, in seguito alla graduale incarnazione, lo ha allontanato da qualcosa di essenziale. Questo settennio è dunque il più adatto ad iniziare un cammino di tipo spirituale, perché favorisce qualunque studio o attività interiore. Il sesto settennio va da 35 a 42 anni. Questo settennio conclude la fase della coscienza di sé e trasmette la padronanza della personalità. Impariamo ad agire tenendo conto di ciò che pensiamo e che amiamo. Ne consegue da un lato la consapevolezza della nostra autonomia, dall'altro un maggior senso di responsabilità che contraddistingue la vera maturità. Quantunque il fenomeno sia poco percepibile, a partire dai 35 anni la vitalità del corpo fisico si riduce. Questo accade perché il processo di incarnazione ha raggiunto l'apice e ben presto inizierà il movimento di disincarnazione. Questa è un'età quindi di transizione, in cui bisogna fare meno affidamento sul corpo fisico per manifestare maggiormente il proprio essere interiore.
In questo periodo della vita sopraggiunge facilmente la depressione. A provocarla è il senso di fallimento quando il nostro io si è indebolito a causa del nostro rifiuto di metterci in discussione e di evolvere grazie alla sfida che c'era stata presentata. Invece di rivolgerci a ciò che di essenziale avremmo dovuto fare, agendo in modo autonomo, abbiamo probabilmente seguitato a farci trascinare da chi ci sta vicino, un parente, il partner, un amico, un'amica. Lo sviluppo della coscienza spirituale di sé può aiutare molto in questa circostanza, soprattutto se sviluppata grazie alla meditazione. Il settimo settennio va da 42 a 49 anni. È il settennio della libertà. L'individuo deve acquisire una piena autonomia e ciò causa una grande agitazione interiore ed esteriore. A 42 anni l'uomo abbandona la grande fase solare per entrare in quella di Marte, cioè l'astro che governa il settimo settennio. Tutto cambia. Dunque, anziché coltivare l'individualità, l'uomo deve rivolgersi verso gli altri e il prossimo e il mondo. E invece di concentrarsi solo sulla vita familiare, cioè il partner e i figli, l'uomo deve aprirsi al mondo e alla fratellanza. Invece di pensare al successo personale, l'uomo deve collaborare con gli altri per progetti di comune utilità. Il settimo settennio ci dà la possibilità di trasformare il corpo astrale, cioè il corpo dei desideri, emozioni, sentimenti e sensazioni. Ma trasformare il corpo astrale implica l'uso del pensiero. Cosa significa infatti? La verità vi farà liberi. Significa che per accedere alla libertà dobbiamo passare attraverso la verità, che è possibile grazie alla conoscenza. Ottavo settennio va da 49 a 56 anni, è l'età della piena realizzazione. L'io, libero dall'influenza delle passioni e degli istinti, si disimpegnerà, cioè si staccherà dal sentimento. Ciò produce una maggiore tranquillità e più interesse verso gli altri, verso il mondo. L'ottavo settennio è governato da Giove, che dispensa saggezza. Tutte le qualità e le capacità, tutta la conoscenza, la saggezza e la bellezza e l'amore che abbiamo raccolto con fatica nella vita, affrontando sfide, sofferenze, esperienze varie, li dobbiamo adesso restituire affinché altri possano trarne beneficio. Considerato che il periodo di disincarnazione è ormai intrapreso e che il corpo eterico o corpo vitale abbandona sempre di più il corpo fisico, dovremmo interessarci a conoscenze puramente spirituali. Pian piano, infatti, la nostra mente si costruirà un palazzo di cristallo, scolpito da pensieri puri e luminosi, nati dalle nostre meditazioni. Un mondo interiore nel quale potremo rigenerarci profondamente ogni volta che lo vorremo e manifestare però anche agli altri i nostri ideali nella vita quotidiana. Il nono settennio va da 56 a 63 anni e oltre, e durante questo settennio, che è governato da Saturno, dovremmo distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è, e mettere in primo piano l'essenziale, tralasciare l'effimero, coltivare l'eterno e lasciare il perituro, cioè tutto ciò che è destinato a non durare. La risalita verso la nostra terra di origine prosegue il suo corso. Viviamo, carissimi, in una società che uccide il sacro, che vuole far ignorare all'essere umano dove ritornerà dopo la morte, facendola diventare un tabù e generando la paura della morte. Invece, se davvero desiderate sapere cos'è la morte, dedicatevi alla meditazione e sperimentatelo da voi. La morte è solo una meditazione come le altre, dalla quale però non faremo più ritorno. Vi ringrazio di essere arrivati sino alla fine di questo video. A presto, un bacione dalla vostra Patti.